Amici di Golf Program, oggi parliamo di uscite dal bunker, il colpo che mette paura a molti giocatori perché non sanno quanto forte devono tirare, non sanno quanta sabbia devono prendere, non sanno cosa fare, cercano di tirar fuori la palla dal bunker usando le mani. Io considero il colpo dal bunker invece un colpo molto semplice, perché non devo avere un contatto preciso con la palla, ma devo portare velocemente via un cuscinetto di sabbia che è sotto la palla. Quindi muovo la sabbia e la palla spingendo la sabbia verso l'alto. Per questo mi servo di un bastone che ha un loft molto marcato, Sandiron, 56-58 gradi, assolutamente non cambia, che ha, a differenza degli altri bastoni, una caratteristica unica, che è quella del bounce. Il bounce è la differenza tra il bordo posteriore, che è molto più basso del bordo anteriore. Questo piccolo, questa differenza a favore della parte posteriore fa sì che il bastone possa rimbalzare nella sabbia e quindi aiutarmi a farlo scivolare, a uscire più velocemente e a non continuare a scavare verso il basso. Dopodiché, che cosa facciamo? Prendiamo posizione davanti alla palla, posizionando la palla di fronte al tallone sinistro in modo tale da avere il peso sulla gamba sinistra. Apriamo la faccia del bastone, affondiamo leggermente i piedi e teniamo lo shaft centrale con il corpo, non mettiamo lo shaft in avanti, manteniamo lo shaft verticale e a questo punto lasciamo salire volutamente il bastone indietro anche con l'aiuto dei polsi e soprattutto nello swing in avanti, dove non abbiamo bisogno di grande rotazione, cerchiamo di far passare la testa del bastone proprio sotto la palla con l'aiuto della mano destra che fa superare velocemente le mani alla testa del bastone in modo da tirare sulla sabbia verso l'alto. Quindi palla a sinistra, peso leggermente a sinistra, faccia del bastone aperta, shaft centrale, e lasciamo che la testa del bastone entri nella sabbia prima della palla e velocemente tiri la sabbia verso l'alto con questa azione delle mani che aiutano la testa del bastone a superare velocemente, a passare velocemente sotto la palla. Non abbiate coraggio di tirare con velocità, il rapporto tra la velocità della testa del bastone e la quantità di sabbia farà sì che la palla esca per la distanza giusta, quindi non ci saranno colpi troppo lunghi o non ci saranno palle che si fermano qui perché ho preso troppa sabbia. Buon divertimento!